Io mi sono riservato questo intervento, che credo che sia doveroso per chi, diciamo, appartiene alla mia generazione, fare un po' il punto della situazione, almeno il mio punto della situazione, e porlo alla riflessione e all'attenzione di tutti voi. E allora faccio un po' un excursus molto rapido della storia dell'ecocardiografia, e mi perdonerete se in una prima fase sarà un po' autobiografico, perché chi ha la mia età l'ecocardiografia l'ha vissuta in prima persona. E quindi iniziamo con ieri. Vedete in basso a sinistra abbiamo due simboli storici della cardiologia. Bene. Vedete l'apparecchio a sinistra? Io, Giuseppe, Ines, abbiamo lavorato con questo apparecchio. Erano gli anni... Anche Federico, assolutamente, anche Federico. E un ecocardiografo M-Mod. Erano esattamente gli anni 80, credo, 79, 80, 81, questi erano... Mi riferisco a Federico. 79, 80, 81, ecocardiografo M-Mod, che generava quelle strisce, e poi soprattutto, vedete a destra, 78, a destra, insieme con l'ecografo, c'era un apparecchio, vedete lì, era il primo computer che vidi mai in vita mia, quello è il glorioso, mitico Apple IIe, che fece la fortuna di Steve Jobs. Io quell'apparecchio, voi ricordate, lo smontai in maniera non fisica, ma imparai a comprendere il linguaggio che utilizzava, cominciare a programmarlo, e quindi quell'apparecchio utilizzavamo insieme con una tavoletta grafica primordiale che c'era allora, a utilizzarlo per analizzare e fare, effettuare le misure nei tracciati di ecocardiografia M-Mod. E lì iniziò una seconda avventura, quella del digitale, dell'avvento e dell'uso dell'influenza dei computer in medicina. A quel punto non seppi resistere alla tentazione, perché seppi che all'Oasi, l'Istituto Oasi di Troina, seppi che c'era un ecocardiografo bidimensionale, quindi riuscii a raggiungerli, mettermi in contatto e insomma in qualche modo cominciai a lavorare lì per alcuni anni. In realtà quando arrivai lì nell'85 l'ecocardiografo bidimensionale era già stato messo da parte, perché era già arrivato il primo ecografo color Doppler, che è questo apparecchio più o meno, che era il Toshiba 65A, e che era lo stesso apparecchio con cui qualche anno più tardi il gruppo di Bargigia e Recusani realizzarono il famoso e storico lavoro sul metodo PISA, concepirono questo lavoro. Poi vennero gli anni successivi, ero già arrivato in questo ospedale quando immaginai una modalità nuova per costruire un tracciato M-Mod, ricostruendolo con un processo digitale a partire da immagini bidimensionali. E allora questa fu l'occasione per conoscere Eugenio Picano, che mi suggerì questo termine di panoramic M-Mod. Naturalmente quello è il brevetto che allora feci, rimase ovviamente solo un fatto così storico. Poi ecco, in questo ospedale iniziamo a fare gli esami ecocardiografici transesofagei, e in questo rimango sempre estremamente grato, e non solo naturalmente per questo, a Nino Careri, che oggi si trova al nord Italia, quindi saluta tutti, porge il suo saluto, sono sicuro che sarebbe stato presente oggi qui, lui è stato il presidente della SIEC in passato, e grazie a lui cominciamo a eseguire gli esami ecocardiografici transesofagei. In questo ospedale cercavamo di portare tutte le innovazioni, un po' eravamo poi i primi del territorio. E poi ancora arrivò questo strumento, anche questo il primo in tutto il sud d'Italia, che era il famoso glorioso Sequoia della Acuson, e cominciava l'era del digitale, era un apparecchio con architettura digitale, totalmente digitale. Io salvavo le immagini e ci misi qualche anno per riuscire a tirarle fuori, ma quello che vedete voi qui, adesso ve lo mostro, eccolo qui, è datato
luglio 1998, e quindi voglio vedere se qualcuno di voi si vuole cimentare nella diagnosi. È un uomo che giunse, fu ricoverato da noi in quell'epoca. Qualcuno di voi vuole commentare? Beh, diciamo, e allora, io ci ho messo una settimana perché pensavo anche a infestazioni di alminti o qualcosa del genere. E allora, bravissimo, esattamente, un tessuto mitralico accessorio non ostruttivo, perché fino ad allora in realtà quelli descritti erano quelli che andavano al tavolo operatorio, venivano scambiati per stenosi aortica, poi il chirurgo trovava questo tessuto e la valvola aortica assolutamente normale. Poi, infatti, da allora, cominciando a guardare, vidi che è molto più frequente, ci sono delle forme primordiali molto appena accennate di tessuto mitralico accessorio molto piccolo. Questo si proiettava nel tratto del flusso ma non arrivava mai a ostruire, quindi sostanzialmente era un reperto accidentale, era sostanzialmente asintomatico. Poi venne il 2001, l'era di internet, io acquistai il dominio ecocardiografia.info, era settembre a sinistra, a dicembre la SIEC iniziò con SIEC.it e iniziò l'era di internet. Questo è un documento che io conservo, di cui sono particolarmente orgoglioso. Dall'interno della NASA poi ricevetti questo apprezzamento su quello che avevo fatto e che dentro la NASA avevano deciso di utilizzare. Poi ancora un'altra tappa fondamentale, non solo mia ma della storia naturalmente dell'ecocardiografia, grazie a Linda Henninger, era il 2005, mi fece l'onore di una visita qui a Catania, volle vedere come eravamo organizzati e come voleva vedermi al lavoro, e quando andrò via mi fece un dono straordinario, perché da allora quella fu una svolta importantissima. Donò una piattaforma di analisi, una workstation di elaborazione. Allora solo pochissimi laboratori avevano una workstation di elaborazione, quello apriva le porte a una svolta non tanto tecnologica quanto culturale estremamente importante, per cui poi successivamente, questo è datato 2008, prime ecocardiografie tridimensionali transesofagee. Angela ricorda con me quanto fosse, era un procedimento meccanico estremamente complesso, ci ho messo mesi prima di riuscire ad avere un'immagine naturale, fino ad arrivare, ma qui è scomparsa, siamo arrivati ai giorni nostri con l'ecocardiografia 3D. E quindi arriviamo ai giorni nostri. Ho fatto questo excursus perché ho elencato una serie di tappe, solo alcune perché ne mancano tante, che sono delle tappe di acquisizione, diciamo, tecnologica. Cioè l'ecocardiografia è cresciuta molto, sono state introdotte numerose innovazioni tecnologiche e in realtà io credo che la cosa più importante non sia tanto l'innovazione tecnologica quanto la ricaduta clinica che ne è conseguita. Cioè a poco a poco le capacità, le potenzialità diagnostiche dell'ecocardiografia divennero enormi, al punto che sostanzialmente gran parte, è difficile che non ci sia una patologia cardiovascolare in cui l'ecocardiografia non svolga un ruolo diagnostico molto importante. Bene, e allora se abbiamo uno strumento così potente, con una potenzialità diagnostica estremamente importante, voi direte chi ha imparato a usarlo deve essere estremamente soddisfatto di quello che è riuscito a fare e del lavoro che svolge. Purtroppo temo che non sia così. Non è così per tutti, perché per alcuni lo è sicuramente, ma per tanti no. E questo non è solo una mia impressione, è un'impressione di coloro che, diciamo, vivono in questo settore da tanti anni e che lo conoscono bene, che sentono un po' il senso del malumore, il malessere dei colleghi. E questo malessere è interpretato anche da alcuni, e cito due
due frasi, due affermazioni che mi fecero recentemente due personaggi che naturalmente io non, di cui non dico il nome per ovvie ragioni, ma si tratta di personaggi di taratura internazionale, di personaggi che hanno raggiunto i vertici della nostra società scientifica e quindi di tutto rilievo. Uno mi dice, mi confida che non ha ancora un'ecocardiografia, non è un ecocardiografo 3D, perché l'azienda non glielo compra. Cioè la reputazione di questo collega, estremamente elevata un po' in tutto il mondo, all'interno della sua azienda non ha il potere contrattuale per decidere di acquistare un'ecocardiografia 3D e soprattutto si intende il costo dell'apparecchiatura, peraltro assolutamente secondo me irrisorio, senza valutare invece il grave danno che si ottiene, i costi connessi del privare la popolazione dell'apporto diagnostico di personaggi di questo rilievo. Io pensavo è un po' come se a Valentino Rossi la Yamaha non desse la benzina, non la moto, ma non desse la benzina per correre. La seconda affermazione di un altro personaggio che proprio pochi giorni fa mi disse, Guido dice, io quando mi sento un medico soltanto quando faccio l'attività privata, perché nell'attività istituzionale e lavora presso un centro di altissimo prestigio con diagnostica e ecocardiografica ad altissimo livello, io lì non mi sento un medico. E allora sulla scia di questo io cerco da tempo di cercare di capire perché, quali sono le ragioni, perché se noi cerchiamo di individuare le ragioni, allora forse possiamo intervenire e correggere il tiro. E questo credo che sia un dovere professionale, etico, che noi, la nostra generazione, ha il dovere di fare. E tra l'altro è un invito alla società scientifica, al nostro presidente, cosa che ho fatto naturalmente personalmente, a fare una riflessione di questo tipo, proprio per creare una strategia e guardare al futuro in senso positivo. E allora vado rapidamente alcune mie personali riflessioni. Uno è la frammentazione del percorso clinico, e cioè nella storia della medicina il percorso clinico, che si articola in diversi passi, si raccolgono gli elementi anamnesici, si fa l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio, insomma si raccolgono tutti quegli elementi che permettono, quei tasselli che permettono di giungere a una diagnosi per poi arrivare alla terapia. Questo percorso tanti anni fa era iniziato, portato a termine da una sola persona, cioè un unico medico che faceva tutto questo. Poi necessariamente la complessità della medicina ha imposto di frammentare questo percorso. Ma attenzione, il percorso deve rimanere coerente e unico. Non ci siamo posti come realizzare tutto questo e come fare in modo che i vari attori siano partecipi di questo percorso. Percorso che adesso non viene più svolto da una sola persona, ma da tante persone che spesso operano in luoghi e in tempi differenti. Questo probabilmente è una domanda che dobbiamo porci, dobbiamo trovare una spiegazione. Quindi la necessità di tenere coerente il percorso e di dare il giusto equilibrio a tutti gli attori che lo portano avanti. L'impressione è che questo percorso qualche volta sia un po' squilibrato, e cioè che ci siano alcune componenti, diciamo, in maggiore evidenza e altre che risultano penalizzate. Capire, comprendere, chiedersi perché, io non conosco la soluzione, ma cercare di comprendere come correggere, ricostituire questo equilibrio, credo che sia uno degli elementi importanti. Poi un altro elemento è quello che in realtà c'è, quello che doveva essere un vantaggio si è tradotto in uno svantaggio, e cioè il costo. In alcuni ambiti, sia terapeutici che interventistici, ci sono dei costi notevoli per l'acquisto dell'apparecchiatura che serve, per esempio un angiografo, ma anche altre apparecchiature, a cui si aggiunge poi il costo notevole del materiale monouso che bisogna utilizzare, i vari device e così via, con risultato di costi economici molto importanti per singolo esame. Viceversa, l'ecocardiografia ha quello che dovrebbe essere un vantaggio, cioè che al costo iniziale dell'apparecchiatura poi si diluisce nei tanti esami, quindi non si capisce perché questo vantaggio non venga
riconosciuto e giusto, con il giusto verso. Poi un altro riflessione, il lettino per ecocardiografia e tutti gli argomenti connessi di carattere ergonomico che sono che è necessario conoscere per avere delle buone immagini e quindi fare una buona, fare una corretta diagnosi, collegare i cavetti ECG, non essere assillati dal tempo e quindi non contingentare i tempi, disporre di un laboratorio digitale, disporre degli spazi di manovra, disporre di un laboratorio organizzato, progettato come si deve. Tutti questi aspetti sono importanti oppure no? Intendo dire, influiscono sul risultato? Collegare o non collegare al cavo ECG influisce sul risultato oppure no? Avere un lettino ergonomico influisce oppure no? Fa eseguire l'esame al letto del paziente, al letto di degenza, piuttosto che non in laboratorio di ecocardiografia? Perché se questi aspetti sono ininfluenti e quindi ci fanno perdere tempo, ci richiedono delle risorse e alla fine il risultato non cambia, è assolutamente giusto scartarli, cioè farne a meno, perché complichiamo la situazione. Se viceversa questi aspetti sono elementi determinanti perché pregiudicano il risultato finale, allora io credo che dobbiamo porci un problema grosso, nel senso che ribadire tutti questi aspetti metodologici e cercare di comprenderne l'influenza sul risultato finale e fare in modo di correggerli, sia per dare il buon esempio, sia per nelle fasi di formazione, quindi nelle sedi universitarie. È importante che chi si forma veda che cos'è il lettino per ecocardiografia, si renda conto cosa succede se si collega o non si collega alla traccia ECG, cosa accade se abbiamo tutto il tempo per riflettere, per giungere alla diagnosi oppure no. Poi ancora, che influenza ha lo strumento che utilizziamo? Perché noi abbiamo una gamma varia di ecocardiografi, per fortuna, a disposizione. Abbiamo da ecocardiografi che sono al top della gamma, come questo qui, fino via via agli apparecchi più piccoli, ai portatili, fino alla handheld, o addirittura a questi prodotti che sono entrati in commercio, in cui con il mio smartphone posso, acquistando quel dispositivo, un trasduttore, posso fare un esame ecografico. Che significa? Che è la stessa cosa utilizzare l'uno oppure l'altro? E io credo che l'ecocardiografia, quando possibile, va sempre fatta nel laboratorio, in condizioni ergonomiche ottimali, con un apparecchio top di gamma, perché non si possono accettare compromessi sulla diagnosi. E poi lasciare all'operatore, che sa benissimo quando può fare a meno. Il pilota sa quando deve salire sulla Formula 1 e deve correre, ma sa anche che può salire sul muletto o anche sul motorino se ha bisogno di spostarsi altrove. È il pilota che decide quale strumento utilizzare, perché in quel momento quello strumento è adatto. Far passare il messaggio che utilizzare un portatile o un apparecchio compatto ed economico non influisca sul risultato finale, io credo che sia estremamente, estremamente pericoloso. E poi c'è un altro aspetto, che è la verifica della validità della diagnosi. Vedete, l'ecocardiografia si opera in contesti molto differenti. Un ambito, per esempio, piuttosto raro, qui ce ne abbiamo alcuni che operano in questo contesto, sono coloro che lavorano in una cardiochirurgia o a fianco di una cardiochirurgia. In quel caso il cardiochirurgo ovviamente non può trovare delle sorprese. Cioè, sul tavolo operatorio valida la diagnosi. Quindi lì automaticamente si crea un contesto e per cui la verifica della diagnosi è un fatto quotidiano. E si verifica, quindi si crea una condizione, una sorta di sodalizio, un rapporto di fiducia tra il cardiochirurgo e l'esperto, il medico che si occupa di ecocardiografia, o il gruppo di medici che si occupano di ecocardiografia, per cui entrambi sono soddisfatti l'uno dell'altro. Perché? Perché c'è la prova quotidiana della veridicità della diagnosi.
Cosa accade invece in molti altri ambiti, per lo più di ambiente medico, dove in realtà le condizioni sono differenti? Il risultato dell'esame generalmente è un testo scritto, un referto, qualcuno aggiunge delle immagini, delle stampe fotografiche, ma la stampa fotografica non può documentare un fenomeno dinamico quale quello del cuore, e quindi non documenta. E il risultato è che per lo più bisogna avere fiducia o fede assoluta in quel referto. Non è possibile sapere, avere alcuna verifica del contenuto e della diagnosi. Si comincia a diffondere la possibilità magari di affidare il dischetto con l'esame, o in molti ospedali sempre più frequentemente il PACS ospedaliero, che ospita e condivide l'imaging non più soltanto radiologico finalmente, come per esempio da circa 10 anni, da circa 5 anni in questo ospedale a livello integrato, tutto l'imaging finisce sul PACS e può essere condiviso, ma può essere condiviso all'interno dell'azienda, non fuori. Quindi se il paziente poi va, si rivolge altrove, questo manca. Infatti il fascicolo sanitario elettronico, che è quello strumento che adesso dovrà gestire, servirà per gestire l'equivalente della cartella clinica, ma per gestire in un contesto molto più ampio, sia temporalmente che geograficamente, la problematica clinica, la storia clinica del paziente, fino adesso nel fascicolo sanitario l'imaging non va a finire, e questa io credo che sia una gravissima lacuna, perché le società scientifiche, non solo la SIEC, non hanno partecipato ai tavoli con cui si realizzava il fascicolo sanitario. Poi ancora la cultura dell'imaging, cioè che prima nell'era analogica era veramente difficile condividere l'imaging quando si disponeva degli strumenti analogici come il videoregistratore, ma adesso nell'area digitale il problema non esiste più, e quindi è semplicemente un fatto culturale. Vi mostro questi brevi filmati. Questo, due esempi di infarto miocardico acuto, questo l'avete già visto, la fase acuta è appena passata, c'erano dei gravi deficit all'apice, 3 giorni dopo, 6 giorni dopo, al 34esimo giorno recupero totale. Questo è quello che speriamo di ottenere, naturalmente tutto, un miracolo che prima non era possibile, cioè grazie ai processi, alla rivascolarizzazione efficace, otteniamo questo risultato, ma non tutti purtroppo vanno così, altre volte il risultato può essere questo. E queste immagini però spesso rimangono appannaggio soltanto di colleghi che fanno l'esame ecocardiografico. Il clinico che gestisce il paziente non vede questo cuore, e quindi segue un paziente, lo segue clinicamente benissimo, ma non ha mai visto il cuore del paziente che c'ha davanti. E questo ha un peso oppure no? E allora fare in modo, costruire un sistema in cui l'accesso all'imaging sia estremamente semplice e immediato, in maniera che chiunque, qualunque medico possa vedere queste immagini, pensate che sia importante oppure no? Anche per valutare e rivalutare. Poi un'altra considerazione riguarda questa condizione del committente prestazione, non prestatore d'opera, ma prestazione. Esempio, laboratorio d'analisi. Noi normalmente in ospedale utilizziamo un sistema informativo per cui facciamo una richiesta di esami al sistema informativo, parte una provetta, raggiunge un determinato posto, qualcuno fa degli esami, e borbottiamo se non arriva il risultato in poco tempo, poi ci giunge nuovamente sul sistema informativo. Insomma, per il committente che siamo noi, che dall'altra parte del filo ci sia un essere umano o ci sia una macchina, non cambia nulla. Io temo che qualcosa di simile stia accadendo anche nell'imaging. Il problema è che dall'altra parte del muro non c'è un essere umano, cioè non c'è una macchina, ma ancora per poco, almeno finora, ci sono degli esseri umani. E questo è un tema, secondo me, su cui bisogna riflettere. Poi ancora una cosa, l'ecocardiografia è una metodica operatore dipendente. Che significa operatore dipendente? L'intervento del chirurgo è operatore dipendente. Il paziente va a cercare un chirurgo bravo perché sa che l'esito dipende dal chirurgo. Perché? Proprio perché è un'attività umana, ha bisogno e cerca una persona brava, capace, competente, perché quello pregiudica e influisce sul risultato. O viceversa, a meno di condizioni di emergenza, il paziente va a cercare l'interventista bravo perché sa che l'esito dipende da questo.
Viceversa, questo termine operatore dipendente che ha questa accezione in questi due ambiti cambia completamente l'accezione nel caso dell'ecocardiografia e diventa un elemento scomodo. È operatore dipendente, cioè è un fastidio. È operatore dipendente perché è effettuato e eseguito da esseri umani non delle macchine, che non sono tutti uguali, esseri umani che c'è chi ha investito, ha studiato, ha sofferto, ha sviluppato capacità e competenze, chi lo ha fatto di meno, chi ha delle attitudini e così via, come in altri ambiti umani. Quindi essere operatore dipendente è un termine, secondo me, un'accezione positiva che bisogna rivalutare. Sentirsi dire, e scusate il mio giudizio, il referto deve essere in maniera estremamente standard, dobbiamo utilizzare un modo molto standard, certo, perché questo sarà il percorso che seguiranno le macchine, quando saranno le macchine a sostituirci, ma finché non sono le macchine, sono esseri umani, dobbiamo stare attenti, perché operatore dipendente significa che dobbiamo tenere in conto le capacità professionali di chi svolge questa attività, e quindi il rapporto con le macchine. E andiamo subito, perché nella fine del Novecento, quando fu inventato il motore termico, accadde una cosa, qualcosa di straordinario nella storia dell'uomo, perché fu la prima volta che delle macchine svolgevano attività muscolari. Trazione animale o le attività muscolari umane venivano sostituite da macchine. Questo produsse dei cambiamenti epocali, la cosiddetta era industriale, che cambiò completamente la fisionomia geopolitica, sociale, economica di gran parte dell'uomo. Poi più allora cosa succedeva? Il maniscalco di allora doveva stare molto attento, perché maniscalco furbo che capiva che stava finendo, finiva un modo di concepire il trasporto, non di serrare i cavalli, ma un modo di concepire il trasporto nuovo. Allora quello furbo incoraggiava il figlio a diventare, a studiare per fare il gommista o il carrozziere, o chi era particolarmente capace diventava Henry Ford. Se viceversa si ostinava a rimanere, a serrare i cavalli, purtroppo era destinato a rimanere disoccupato. Cosa accade ora? Accade che una seconda invenzione, o meglio più invenzioni in realtà, perché scienze informatiche e tecnologia digitale hanno già introdotto una innovazione di quella portata, o forse ancora maggiore. Perché? Mentre prima le macchine svolgevano attività meccaniche, sostituivano l'attività muscolare, adesso delle macchine svolgono attività cognitive. Queste macchine svolgono attività cognitive ed è una realtà, non ci deve né scandalizzare, è la realtà e con questa dobbiamo fare i conti. E l'impatto che queste macchine stanno, queste tecnologie stanno determinando sulla storia dell'uomo, noi siamo così dentro a questo passaggio epocale che è difficile rendersene conto, ma in realtà avete visto l'excursus, in pochi anni è cambiato tutto, no? Tutto sommato. Questo è un elettrocardiografo analogico. Quando usciva un tracciato da qua, solo una mente umana, un esperto umano poteva interpretare il segnale elettrocardiografico. Non l'elettrocardiogramma in un paziente, ma il segnale elettrocardiografico richiedeva una mente umana. Adesso questo è un elettrocardiografo, un elettrocardiogramma prodotto da uno strumento digitale, ovviamente di buona qualità. E adesso sappiamo, ed è sancito ormai da anni dalla letteratura, che l'affidabilità dell'interpretazione del segnale elettrocardiografico dato da un buono strumento, da una macchina, l'affidabilità è quantomeno paragonabile a quella di un esperto. Quindi macchine che stanno svolgendo in medicina delle attività cognitive che prima erano tipicamente umane. Ma andiamo oltre, perché in realtà abbiamo sotto gli occhi un altro esempio. Perché questi strumenti ormai sono non il presente, ma sono la storia, cioè il defibrillatore. Che cos'è il defibrillatore se non altro? Se non che la traduzione di tutto questo. Riteniamo talmente affidabile la capacità diagnostica e interpretativa di questi strumenti che abbiamo deciso di affidare a loro la vita delle persone. Una macchina decide se interrompere o restituire la vita a una persona dando una scarica. Quindi questo in realtà è avvenuto senza che ci fossero grandi, come dire, senza che ci ponessimo tanti problemi, ma di fatto delle macchine stanno svolgendo attività prettamente mediche. E questo è un esempio. Un altro è quello che vedete qua, oggi si parlava di analisi della deformazione cardiaca, ma molti dei presenti sono venuti nel laboratorio su dove siamo alla seconda generazione adesso di queste piattaforme di analisi della deformazione cardiaca e dello speckle tracking. E quante volte con molti dei presenti, no, qui abbiamo fatto
che gli facevo tutto il processo e poi facevo notare, dico, e adesso io cosa ho fatto in questo processo? Nulla. Cioè, io che sono medico, abbiamo ottenuto, ovviamente, da prendere con le pinze, stiamo attenti, però è già una realtà. Ma andiamo oltre, perché l'art model rappresenta questo, rappresenta l'introduzione dell'intelligenza artificiale all'interno delle piattaforme di analisi di immagini ecocardiografiche. Ricordiamo che l'ecocardiografia, proprio perché le immagini sono di qualità, diciamo, peggiore rispetto alla risonanza, ha qualche difficoltà e ce l'avrà per tanto tempo, ma viceversa questo nella risonanza, nella TAC, dove la qualità delle immagini è di gran lunga superiore, è un fatto compiuto, nel senso macchine sempre più facilmente riescono a fare diagnosi, o meglio, a interpretare l'imaging diagnostico. Questo è una realtà con cui dobbiamo cominciare a confrontarci, non per avere né paura né timore, ma per non fare la fine del maniscalco. Infine, i criteri di valutazione, qui vado rapidamente, le liste d'attesa, un problema annoso e angosciante per tutti, avere questo assillo del tempo, io ho 20 minuti per fare un esame, ma mi chiedo se la stessa logica si utilizza in sala operatoria, se qualcuno al chirurgo dice tu hai 20 minuti di tempo per operare quest'uomo, dopodiché devi passare al successivo, c'è qualcosa che non va. E allora mi chiedo che cosa succederebbe se, anziché utilizzare i criteri di valutazione utilizzati fino adesso, misurassimo il lavoro di chi si occupa di imaging, misurando in qualche modo, non so come, il contributo che si offre alla soluzione della problematica clinica. Più importante questo contributo, più importante l'intervento di chi si occupa di imaging diagnostico. Organi decisionali. La SIEC ha fatto molto, si sta battendo con eccellenti risultati, perché ormai il governo dovrebbe essere, c'è chi dice, nell'ambito di questo Stato dovrebbe giungere la legge sui sonografi e finalmente porci allo stesso piano di tanti altri paesi in cui la figura del sonografo è fondamentale. Però altrettanta voce la SIEC e altre società avrebbero dovuto avere, e siamo ancora in tempo per farlo, in altri momenti decisionali. Quando si è deciso il fascicolo sanitario elettronico, l'imaging non sta dentro, io credo che sia un grave torto. E allora a questo punto, scusate un attimo perché ho dimenticato di collegare il cavetto. Scusate, la professore Garcia, Miguel Garcia Fernandez, è il titolare della cattedra di, è un cattedratico di medicina interna dell'Università Complutense di Madrid, e tutti conosciamo, secondo me, degli elementi più geniali nell'ambito dell'imaging cardiologico. Ha cominciato con l'ecocardiografia, adesso ovviamente ha esteso tutti gli ambiti di imaging cardiologico. Allora, gli ho rubato alcuni frammenti, speriamo che si senta. No seamos la torre de control, no somos el que no somos Fernando Alonso, el piloto in me. Penso che l'eco è arrivato alla fine, quasi alla fine del suo sviluppamento. Penso che il futuro dell'eco è sfortunatamente la democratizzazione. Che vuole dire democratizzazione? Penso che tutto il mondo farà eco. Ecco, come l'ascoltazione, no? Ecocardioscopia, vediamo, parliamo di ecocardioscopia. Questo è buono e questo è male.
non pensare che tutto è molto facile. Ecco, cardioscopia ha una cosa mala, che sembra che tutto è molto facile da fare. No, non è facile da fare. Il futuro delle maglie cardiovascolari ha due problemi. Primo, che è molto caro. La nuova macchina, la risonanza, l'attacco in Spagna, l'attacco la fa il cardiologo. Questo vuol dire che hai due livelli differenti. Il medico cardiologo che lavora in un grosso centro, un centro primario che ha tutto, le strain, l'attacco, la risonanza, la perfusione. E dopo il medico che lavora, il cardiologo che non lavora in un centro poderoso perché è la periferia o... Bene. E quindi chiudiamo, uno sguardo al domani, ovviamente uno sguardo estremamente ottimista, a mio parere, è uno sguardo che la nostra generazione deve assolutamente fare per indirizzare e guidare questo processo. Io ho realizzato questo documento che trovate nel sito ecocardiografia.info, dove spiego più in dettaglio quella che è la mia, ovviamente, personale punto di vista. Sicuramente l'imaging adesso non è più solo eco. Noi abbiamo qui Stefania Grasso, che secondo me in maniera eccezionale, questo è il percorso, e abbiamo Enrico che segue lo stesso percorso. Stefania è più giovane e quindi bisogna anche puntare su di lei. Questa integrazione tra varie metodiche, quindi l'imaging multimodale, che è la risonanza, ma non solo la risonanza, è naturalmente un passo obbligato, e questo è un percorso che dobbiamo assolutamente seguire. Quindi l'esperto di imaging deve fare questo. Questo è un esempio che abbiamo fatto qua, il primo, l'unico per adesso in vita mia, che abbiamo fatto qua, una core OTC. Non entro nel merito, ma a sinistra vedete io insieme con il tecnico e la collega Paola Bisceglie, che ringrazio molto per quello che abbiamo fatto, abbiamo analizzato il volume 3D ATAC. Vedete là, ci sono delle calcificazioni molto insolite e anomale a un gruppo di corde tendine, e questa, vedete le due immagini, l'ecocardiografia transesofagea a sinistra e la TAC a destra, ed è un esempio appunto di imaging multimodale. E poi si stanno affacciando in modo prorompente questi nuovi modi di accedere all'imaging, ma anche di accedere in maniera estremamente intuitiva. Vedete questo sistema qui che io ho trovato alla recente ad Amco pochi mesi fa. Tra l'altro questo filmatino ha raggiunto migliaia e migliaia di utenti nella mia pagina Facebook di Ecocardiografia. Come imparare a visualizzare le vene polmonari. E questo qui, scusate se un attimo lo blocco, lo faccio tornare indietro. Questo è un ambito, come poi gestire in maniera semplice e muoversi in questi mondi virtuali che sono l'imaging. Poi c'è l'ambito della formazione, e quindi l'ambito delle piattaforme di simulazione di ecocardiografia, sia transoracica che transesofagea. Vedrete questo filmatino di pochi secondi. Come imparare a visualizzare le vene polmonari. Straordinario realismo. Benissimo, così concludiamo. E questa è la tecnologia, ma c'è qualcosa di più importante che non è la tecnologia, è la sfida culturale che ci sta dietro. La sfida culturale che noi ci dobbiamo porre, questo spetta a noi medici, di cercare di capire le ragioni che ci stanno dietro, le ragioni più intime, e quindi, per esempio, comprendere come tra noi medici dobbiamo interagire e interfacciarsi per creare unità, coerenza, integrazione, un buon rapporto, insomma come riuscire a costruire questo percorso clinico che adesso non è più svolto da una sola persona ma in equipe. Come fare a individuare i ruoli, per esempio i sonographer, seconda figura, chiaro, una figura fondamentale, importantissima, però attenzione, perché se ci sono degli equivoci questo creerà poi dei conflitti. Invece i conflitti non ce ne devono essere, soltanto se noi comprendiamo cosa è di competenza e di pertinenza medica, non soltanto in chiave pratica ma in chiave concettuale, cosa è di competenza dei sonografi. E poi infine il rapporto con le macchine. Il rapporto con le macchine significa cosa
adesso, oggi è di pertinenza delle macchine e lo accettiamo come una realtà e senza timori, perché sennò rischiamo di fare la fine del maniscalco. E questo credo che sia un dovere. E allora io chiudo con un doveroso ringraziamento alle persone che hanno deciso di iniziare questo percorso in questo ospedale insieme con me e con il pieno supporto del direttore Francesco Amico, che è qua, di cominciare un percorso che è difficile, è impegnativo, non è per niente facile, cercare di capire tutto questo e di cominciare un processo di ricostruzione per dare dignità a questa attività professionale e ovviamente dare il massimo vantaggio ai pazienti. E tra queste persone, che ripeto, c'è Simona, c'è Angela, c'è Simona Giubilato, c'è Angela Calà, c'è Marilena Scarabelli, c'è Giuseppe Randazzo, e poi una è passata in questi giorni, non è qui, la vedo in coda, i sonografer. C'è Angela, che ha fatto con me tanti e tanti anni, c'è Marinella, che è presente qui, e c'è Maria Giovanna, che in fondo, che circa un anno fa poi ha trovato, per fortuna per lei, insomma, ottimi sbocchi professionali. E quindi con questo vi ringrazio.